Ciao ragazzi, benvenuti. Questa è la nostra, come dire, il nostro versus, il nostro confronto tra il Nexus 5 e il Samsung Galaxy S4. Due telefoni che sono a dir poco eccezionali, magari alcuni su alcuni aspetti possono essere superiori, su altri può essere superiore il Nexus. Proprio per questo siamo qui facendo questo versus. Faremo questo versus più che altro parlando di prestazioni, multimedialità e design, quindi dal punto di vista della costruzione dei dispositivi. Partiamo allora un attimo, spegnendo i telefoni, proprio a parlare della qualità costruttiva. A mio modo di vedere, la qualità costruttiva del Nexus è di gran lunga superiore rispetto a quella del Samsung, non tanto per i problemi di assemblaggio, perché non hanno nessuno dei due, non scricchiano, sono abbastanza compatti e quant'altro, però il Nexus ha una leggerezza, una maneggevolezza e più che leggerezza, direi compattezza, visto che il peso siamo lì, è una sottigliezza che, come dire, mi piace di più, un touch and feel superiore, nonostante il Samsung abbia un buon touch and feel, una buona anche costruzione, e un punto in più è anche dato. Sempre per il Nexus, e anche dato dal fatto che il Nexus ha delle particolarità estetiche, come questa scocca unibody con questa finitura, che secondo me sono di pregio superiore rispetto al Samsung. Per quanto riguarda i processori, abbiamo sempre uno Snapdragon A1 quad core a 1,9 GHz contro il 2,26 del Nexus 5. La fotocamera è da 8 megapixel contro i 13 del Samsung. E la RAM è sempre 2 GB. La qualità di memoria in questo caso è sempre 16 GB, visto che anche il Nexus è la versione da 16 GB. L'unica differenza è che però possiamo espandere la memoria nel Samsung. La batteria è da 2300 mAh sul Nexus, 2006 sull'S4. Una differenza che tutto sommato però sul campo si vede poco. Diciamo che più o meno i telefoni arrivano entrambi dopo cena con relativa tranquillità e un uso abbastanza intenso. Per quanto riguarda invece Android, il mio Samsung non è no brand, il mio è brandizzato Vodafone, e su questo Samsung ancora arriva la 4.3 o ancora la 4.2, e quindi abbiamo ancora quella versione. Mentre è già presente KitKat con la versione 4.4 di Android sul Nexus 5. Per quanto riguarda la ricezione Wi-Fi, la ricezione cellulare e tutto, direi che siamo alla pari. Si sente bene sia dalla capsula auricolare che dalle cuffie, che la ricezione è buona del wifi e di internet dei dati. Quindi direi siamo su livelli pressoché pari. Per quanto riguarda invece il GPS, potremmo anche fare una rapidissima prova. Il GPS è leggermente più reattivo sull'S4, non tanto per il numero di stelli che vengono visti, quanto magari per l'aggancio si aggancia in genere leggermente prima l'S4, ma sono davvero piccole differenze. Ecco, vedete, più o meno vedono gli stessi stelli, il Nexus le vede 19, il Samsung ne vede 29, e diciamo che siamo lì, scusatemi, 19 e 23, con un stelle agganciato per l'S4, 0 per il Nexus 5. Ecco, però da questa immagine guardate come è molto più contrastato il Samsung Galaxy S4 rispetto al Nexus 5. Anzi, mi direi a questo punto di mettere luminosità massima su entrambi i dispositivi e far vedere proprio questa differenza sullo schermo. Guardate come è molto più contrastato il nero col bianco del Samsung. Invece il nero del Nexus sembra quasi un non nero, cioè nel senso un nero un po' slavato, come dire, quasi un grigiastro. Ecco, la profondità di nero che noi otteniamo con il Samsung non riusciamo sicuramente ad ottenerla con il Nexus. Direi quindi che più o meno i due GPS, la navigazione satellitare più o meno è buona su entrambi. Sicuramente è un pelettino superiore sull'S4. Per quanto riguarda invece le email, grazie al nuovo KitKat abbiamo la possibilità di aprire le mail anche
Vedete, su una sola pagina, mentre abbiamo ancora il solito problema di non poter aprire su una stessa pagina le mail per quanto riguarda l'S4. Però probabilmente questa, quando verrà messo anche su S4 la stessa versione soft, probabilmente questo problema sarà risolto. Non amo particolarmente i tasti a schermo perché mangiano un po' di schermo e perché non vedo. E non, e perché soprattutto c'è questa parte di schermo che non viene utilizzata, quando invece potrebbe essere utilizzata per mettere qui i tasti e quindi evitare di andare a mangiare spazio allo schermo. Vabbè, detto quindi anche questo, direi allora a questo punto di andare a parlare di browser. Qui abbiamo il browser stock, mentre su Android abbiamo anzi, facciamo una cosa sul Samsung. Troviamo Google Chrome, così andiamo con Chrome. Visto che abbiamo Chrome anche di qua, facciamo questo raffronto con lo stesso browser. Quindi andrei allora anche qui su The Verge. Vediamo un po', eccolo qua, The Verge, ok. Ok, perfetto, li facciamo aprire. Allora, proviamo a fare questa cosa in contemporanea, facciamo aprire e ricaricare entrambi The Verge, vediamo un po' chi arriva prima. Siamo, ricordo, sotto la stessa rete wifi. Ok, direi che sono arrivati entrambi abbastanza rapidamente. Lo scrolling è buono su entrambi e infatti Google Chrome funziona leggermente meglio rispetto al browser stock che troviamo sull'S4. Direi quindi una buona navigazione per entrambi. Sinceramente, meglio il contrasto sull'S4 per quanto riguarda la visione dei testi, meglio però la fluidità sul Nexus. Quindi, una volta aver visto anche questo, andrei a parlare allora a questo punto di fotocamera. Per quanto riguarda la fotocamera, allora andrei quindi in galleria, eccoci qua. Tolgo un attimo perché ho le mie foto personali. Un attimo che vado a prendere la pagina che riguarda le foto sull'S4. Eccoci qua, benissimo. Mentre per quanto riguarda il Nexus, allora andiamo in galleria sul Nexus, eccoci qua, benissimo. Ecco, c'è un video, quindi direi di partire subito dal video. Allora, questo è un video che è stato realizzato con il Nexus. Lo facciamo partire. Ragazzi, stiamo realizzando con il nuovissimo Nexus 5 questo video per vedere un pochino come si comporta il dispositivo. Proviamo anche a zoomare, lo zoom arriva fino a 4x e direi che fino a questa dimensione di zoom più o meno ci siamo. Proviamo anche un adattamento ai cambi di luce, quindi questo era il video con il Nexus 5. Per quanto riguarda invece le foto, io devo dire che il Samsung mi sembra nettamente superiore. Per i video direi che più o meno siamo sulla stessa barca. Andrei quindi a vedere un video anche con il che ho realizzato, sempre con l'S4 in questo caso. Stiamo realizzando questo video con il Samsung Galaxy S4. Vediamo quindi lo zoom, l'adattamento alla luce mi sembra ottimo. Proviamo a fare anche uno zoom massimo. Quindi questo era il video con l'S4, che secondo me è di qualità superiore. La qualità superiore c'è poi anche quando si vanno a fare foto, magari in condizioni di scarsa luminosità. Provo ad avvicinarvi la camera sperando di fare
di farvi rendere conto, guardate come è leggermente più definita l'immagine dell'S4 rispetto a quella del Nexus. O meglio, più che definita, tende più al giallino in genere, tende più al giallino il Nexus rispetto all'S4. Per quanto riguarda poi invece le foto che ecco qua, ok. Sempre che riguarda il mio giardino, quindi quando andiamo a parlare di dettagli, guardate come le foto sono un pochino meno brillanti, un pochino più slavate. Sicuramente è diversa la concezione del display, però quando si vanno a fare gli ingrandimenti anche sul PC, tra le foto dell'S4 e le foto del Nexus 5, sinceramente, questa differenza si vede. Io vado a fare un ingrandimento e non so se riesco a farvelo vedere dalla camera, ma comincio a perdere un pochino dei dettagli. Mentre invece, quando ho una foto realizzata con l'S4, vado a fare gli ingrandimenti, ma io i dettagli, sinceramente, non li perdo più di tanto e non li perdo nemmeno sul PC. Ok, abbiamo parlato quindi anche di. Abbiamo parlato un po' di tutto, direi, di schermo, abbiamo parlato di. Ah, parliamo di audio. E andiamo a parlare di audio anche sul nostro S4. Direi sul Nexus l'audio è buono, mi piace, è buono che sia messo qui, è di buonissima qualità. L'audio mi sembra essere leggermente più di qualità sul Nexus. Tra i due telefoni preferisco infatti quello del Nexus. Bene, avendo visto allora anche l'audio, direi che abbiamo parlato un po' di tutto, ci manca solo di parlare dei giochi. Allora direi di spostare l'S4 e di andare a far partire Asphalt 8 sul Nexus. Poi faremo partire anche lo stesso gioco sull'S4 per vediamo un po' come vanno. Per quanto riguarda il Nexus, nessun tipo di problema. Abbiamo un'ottima giocabilità. Ci permette anche di. Ok, ora mi sono schiantato. Non valutate questo, però vedete, il gioco ci permette anche di andare a utilizzare il NOS, di sfruttare tutta la giocabilità di Asphalt 8 senza avere particolari problemi. Anzi, direi che il gioco è particolarmente fluido. Direi allora a questo punto di andare a provare lo stesso gioco sul Galaxy S4 e poi trarre le nostre conclusioni finali. Quindi eccoci a giocare ad Asphalt 8 Airborne con il Samsung Galaxy S4. Con il Nexus 5 abbiamo già giocato, abbiamo visto che funziona molto molto bene. Per quanto riguarda invece il Galaxy S4, funzionerà altrettanto bene anche sul Galaxy. Lo andiamo a vedere infatti subito. Aspettiamo un attimo che il gioco vada a caricarsi. Avanti, avanti, avanti. Facciamo inizia gara. Ed eccoci pronti a partire con Asphalt. Avviciniamo magari un po' la camera, che lo vediamo un po' meglio il gioco. Abbassiamo un pochino il volume, altrimenti non ci capiamo. E direi che allora possiamo tranquillamente partire. Ok, siamo partiti, eccoci qua, siamo con la nostra Dodge e stiamo andando a percorrere le strade del nostro gioco e direi che le percorriamo e che giochiamo con una ottima fluidità. Ecco il mio solito classico incidente. Il gioco direi che è reattivo e fluido, il dispositivo non ci crea nessun tipo di problema e quindi anche qui, quindi anche, ecco, scusate il gioco di parole, sul Galaxy S4 direi che questo Asphalt 8, scusatemi, funziona più che bene e senza problemi, buona la giocabilità e risponde bene anche ai miei comandi.
Quindi, come chiudere questo nostro versus tra il Nexus 5 e l'S4? Sono due ottimi dispositivi. Forse le differenze principali sono nella qualità fotografica superiore dell'S4 e in un nero e dei colori forse un pochino più vivaci e più fedeli, soprattutto il nero rispetto al Nexus. Il Nexus però poi di conseguenza vince sulla qualità di costruzione che mi sembra superiore rispetto al Samsung e ha una reattività che alle volte mi è sembrata essere un pochino superiore. Buona invece la possibilità di estendere la memoria con la micro SD per quanto riguarda l'S4. Per quanto riguarda il Nexus o 16 o 32 GB, però poi rimanete lì. Quindi a voi la scelta tra i due. I prezzi ormai il Samsung si trova a un centinaio di euro in più rispetto al Nexus, quindi diciamo non c'è una grandissima differenza di prezzo. A voi la scelta tra i due e direi che per me questa sfida si conclude con una sostanziale parità o comunque con una buona paragonabilità tra i due telefoni. Quindi direi che il nostro versus finisce qui. Un saluto a tutti quanti, Mauro degli Innocenti per androidblog.it. Ciao!